Immaginiamoci di fare un salto nel passato e di incontrare, ecco, Caio Svetonio, tranquillo, autore di uno dei best seller di tutti i tempi, Le vite di 12 Cesari. Attenzione, non dei 12 Cesari come talvolta trovate citata quest'opera, Le vite di 12 Cesari, da Cesare fino a Domiziano. Caio Svetonio, tranquillo. Questo è il suo nome completo, prenomen, nomen e cognomen. Lo conosciamo grazie alla Suda, un'opera lessicografica dell'VIII secolo d.C., ma della sua vita sappiamo pochissimo. Probabilmente era più giovane dell'amico Plinio il giovane, di cui parleremo dopo, che nasce intorno all'inizio degli anni 60, 61-62. Quindi qualcuno pone la sua nascita in modo abbastanza così arbitrario nel 70. Il suo biografo, uno studioso francese, Macé, i francesi sono più facili di quelli tedeschi, fortunatamente, pone la sua data di morte nel 140, ma è una pura congettura, non sappiamo altro. In realtà la pone nel 140 perché così immagina una vita media di 70 anni, no? Come quella dantesca, come quella aristotelica. Nel mezzo dei cammini di nostra vita, 35 anni, quindi se nasce nel 70 muore nel 140, ma è una pura illazione. Dunque, era, questo lo sappiamo, di famiglia equestre, non era cioè di famiglia senatoria come Tacito, e questo significò anche. Ebbe una rilevanza nelle caratteristiche del suo approccio storiografico nei confronti della vicenda politica romana del primo secolo. Certamente come dire, recepisce anche lui parte dei pregiudizi senatori nei confronti del Principato, ma non mantiene quell'opposizione cupa e pessimistica che invece caratterizza l'opera di Tacito, in particolare l'ultima, gli Annales. Svetonio è stato un poligrafo. Poligrafo significa polius grafo, uno che ha scritto tantissime opere di diverso genere. Sappiamo che ha scritto opere sulle opere di riflessione politica, un commento al De Repubblica di Cicerone, oppure un piccolo testo sui giochi greci, un altro invece sui ludi romani. Questo lo dice Aulo Gellio nelle Noctes Attice, o Attiche se dovete pronunciarlo alla maniera classica, un trattatello sul calendario romano, una sequenza di vite non meglio identificate, intitolate De Regibus, sempre la Suda che ci in forma di queste opere, ma tutto ciò è andato perduto. Sappiamo che ci è giunta di un'opera il De Viris Illustribus, cioè gli uomini celebri, gli uomini famosi, gli uomini illustri, appunto, ci è giunta soltanto la sezione dedicata a De Grammaticis et Rhetoribus. Forse la meno interessante, perché c'erano altre sezioni dedicate
ai poeti, agli oratori, agli storici. Sarebbe stato più interessante conoscere la vita di Virgilio, che peraltro ci è arrivata attraverso epitomata, cioè riassunta attraverso Servio e Donato, due commentatori di Virgilio, che appunto attingono all'opera di Suetonio. E poi quasi intera manca l'inizio. È un'opera adespota, manca la testa, ma praticamente intera, appunto, questa sequenza celeberrima di biografie, le vite di 12 Cesari. Viene pubblicata per la prima volta in edizione a stampa nel 1470, quasi subito dopo l'invenzione della stampa, ed è immediatamente un grandissimo successo, e ancora oggi, come già vi accennavo in qualche lezione precedente, il testo di Svetonio si legge con grandissimo piacere, con grandissima curiosità. Il problema di Svetonio è che lo si è voluto paragonare a chi? A Tacito, che non è un biografo, ma è uno storiografo, anche se, come abbiamo detto, la sua storiografia tende alla biografia, cioè a incardinare il discorso sulla personalità del principe, e soprattutto con un gigante, forse l'ultimo vero gigante della letteratura greca pagana, Plutarco di Cheronea, con le sue vite parallele. Plutarco è un altro livello. Plutarco è fondamentale il problema etico, il problema morale, l'attenzione allo scontro tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Svetonio non ha questo, ma noi non dobbiamo chiedere a Svetonio, in genere questo è un errore che facciamo spesso. Chiediamo a un autore quello che non ci può dare, non so, chiediamo a Pascoli una fissità e una compostezza compositiva che non gli appartiene, che era invece del suo maestro Carducci. Chiediamo a Svevo un'eleganza formale che non può avere, perché aveva una conoscenza, come dire, un po' accidentata della lingua italiana. Chiediamo a Svetonio quello che ci può dare. Non accusiamolo di non essere il Tacito o di non essere Plutarco, cioè prendiamolo per quello che è, una delle fonti più vive, interessanti, suggestive, stimolanti, avvincenti della storiografia latina, romana, sul primo secolo, anche perché senza Svetonio tanta parte della storia del primo secolo ci sarebbe molto meno conosciuta, perché sapete che le storie e gli annales ci sono arrivati pesantemente pesantemente mutili, mentre Svetonio, con le vite di 12 Cesari, riesce a coprire per intero il primo secolo, naturalmente cominciando da Augusto. Consideriamo anche la sua posizione politica. Ho detto, non è un senatore, non ha quello snobismo intellettuale di Tacito, non ha i pregiudizi di Tacito. Li simula talvolta, ma non appartengono alla sua vera natura. Non è un adulatore non è un adulatore di imperatori vivi, non è un adulatore di imperatori vivi. Nella sua opera avrebbe potuto mettere dei riferimenti a Traiano, che
lo aiutò a iniziare una carriera nell'amministrazione imperiale, anche Adriano, del quale fu segretario ab epistulis latinis, e questo gli consentì di accedere agli archivi imperiali, cioè a fonti di prima mano, fonti che invece non erano a disposizione, o almeno non immediatamente a disposizione di altri storici, e forse dello stesso Tacito, che non si interessava di consultarle. Gli bastava ricostruire il percorso storiografico sulla base dei suoi giudizi e soprattutto dei suoi pregiudizi. E nella sua opera non ci sono, come dire, adulazioni di Traiano e Adriano, ma neanche insolenze troppo pesanti nei confronti di Domiziano. Come invece sappiamo sussistere in Tacito, La vita di Giulio Agricola, e in Plinio il Giovane, come vedremo tra poco. È un uomo che ha vissuto. Che è riuscito a farsi da sé, che è riuscito a risalire i gradini dell'amministrazione imperiale fino, come vi ho detto, a diventare uno dei collaboratori diretti di Adriano. Poi succede qualcosa, e questo è l'unico mistero nella vita di Svetonio, non a caso io l'ho sfruttato per scrivere un certo racconto. Nel 122, verosimilmente, nel 122, viene bruscamente allontanato dalla sua carica di segretario ab epistulis latinis, cioè alla corrispondenza latina dell'imperatore. Racconta l'Historia Augusta, poi faremo un riferimento a questo, racconta l'Historia Augusta per aver mancato di rispetto alla moglie di Adriano. Alla moglie di Adriano, a Sabina. Francamente, sembra, l'Historia Augusta è una fonte molto, molto poco affidabile. Probabilmente Adriano, Svetonio fu vittima di quell'epurazione che caratterizzò l'inizio del principato di Adriano, che colpì, come dire, la factio traianea, no? Coloro i quali erano stati vicini, collaboratori dell'Optimus Princeps, cioè di Traiano, no? Si ricorderanno Marianna e Martina dell'uccisione di Palma, Celso, Nigrino, no? Vi ricordate? Era una battuta, mi sembrava, di Martina in quella pièce mai andata in scena, se lo ricorderà anche Checca. Viene allontanato. Dopo questa drammatica uscita di scena, non sappiamo più niente di lui, e neppure della sua morte, come vi ho detto, nelle circostanze né la data. La lingua di Svetonio, lo stile di Svetonio. Vedete, ci riflettevo mentre pensavo che cosa dirò alle ragazze stamattina. In fondo, il vero protagonista della storiografia tacitiana è Tacito, per il tramite dello stile. Tacito è come se con ogni parola, in ogni rigo, per il tramite di ogni rigo, attraverso di ogni rigo, firmasse la sua opera, perché sceglie delle soluzioni espressive assolutamente originali, che sono appartenute soltanto a lui, soltanto a Miano Marcellino, uno storico successivo tenterà di imitare Tacito, ma Tacito è fondamentalmente inimitabile.
La lingua di Svetonio, invece, la lingua di Svetonio è una lingua semplice, agile, funzionale, una lingua funzionale all'informazione, allo sviluppo della narrazione biografica. Sì, non ha naturalmente la grandiosità, la bellezza, l'unicità della lingua di Tacito, ma è quella di un giornalista di gran classe. Ecco. Oggi sarebbe stato, non so, direttore. 10 anni fa vi avrei detto di Novella 2000, oggi vi avrei detto di, non so, di chi, forse, qualche settimana di gossip. Però a un livello alto, insomma, a un livello alto, non di pettegolezzo raccattato per strada. Come funzionavano le sue biografie? Avevano uno schema fisso, la nascita, il luogo di nascita, la famiglia, l'infanzia, gli studi, poi abbandona lo schema cronologico e fa bene, questo gli è stato imputato, perché non racconta la vita in modo ordinato, no, comincia a raccontare le abitudini private, no? Racconta le abitudini private, le abitudini pubbliche del suo protagonista, degli aneddoti più o meno commendevoli, naturalmente, qui Svetonio si lascia andare a descrizioni che riguardano specialmente la vita sessuale dei suoi principi, dei suoi cesari, a descrizioni che francamente ci lasciano profondamente costernati per la loro crudezza. È attendibile in questo Svetonio. Svetonio raccoglie notizie. Spesso afferma di non essere convinto della genuinità di quanto sta raccontando, ma a scopo informativo aggiunge: io questo ve lo racconto comunque. Quindi non è un credulone. Per esempio, prima le biografie si concludono in genere con degli omina, dei segni che preludono, preannunciano la morte dell'imperatore, una stella in cielo, una cometa, una statua che si muove, eccetera. Svetonio ci dice: non è che creda effettivamente a queste cose, ve le racconto perché fanno parte della tradizione riguardante il personaggio di cui sto parlando. Poi ci racconta la morte, e qui le morti di Svetonio sono veramente dei capolavori letterari. La morte di Nerone, che Sienkiewicz nel Quo Vadis ha ripreso pari pari. Sienkiewicz, ritoccandola, non ha fatto altro che praticamente copiare. E lo dice, no? Lo dice. Sienkiewicz è un tipo particolare. Sienkiewicz scrive il Quo Vadis, vince il premio Nobel per la letteratura, e quando gli chiedono perché avesse scritto quel romanzo, dà una risposta stupenda. Dice: perché ha scritto Quo Vadis? Per fare un dispetto al signor Zola. Zola, naturalismo, la scrittura come scienza sociale, ma invece Sienkiewicz se ne frega, scrive uno straordinario romanzo storico in cui da cattolico, da polacco, celebra grandi idealità, e appunto quando gli chiesero a chi si fosse ispirato per il suo romanzo, rispose, c'è un'intervista, rispose: a Svetonio e a Tacito, intanto mi sono ispirato a loro. È affidabile,
Beh, qualche volta no, perché vi ho detto, riporta notizie soltanto per il gusto di informarlo. Qualche volta compie degli errori che riguardano ancora una volta, per esempio, i cristiani. No? Nella vita di Claudio scrive expulit, cioè expulit Roma, cacciò da Roma, iudeos sepe tumultuantes, i giudei che spesso creavano tumulti. Impulsore Cresto, impulsore Cresto, CH Cresto, è un ablativo assoluto, per colpa su sollecitazione di Cresto. Cresto era un nome molto, molto diffuso all'epoca, era un nome greco, significava abile, buono, utile, ma probabilmente i giudei creavano dei riots in Roma, perché si scontravano con quella parte della loro comunità che si era convertita al cristianesimo. Quindi quel Cresto starebbe per Cristo, Svetonio, non se ne accorge. Forse è stato un errore dei copiatori. Questa è un'ipotesi richiamata anche da altri studiosi. Non lo sappiamo. Ma per esempio, non ho avuto il tempo di mandarvelo, ma se voi prendete il capitolo ottavo della vita di Caligola, vi ricordo che di Caligola noi, il Caligola di Tacito l'abbiamo perso, è un vero... Sì, voglio spendere questa parola per Svetonio. Capolavoro di tecnica storiografica, perché deve identificare il luogo di nascita di Caligola. Ha di fronte diverse opzioni: Tivoli, Treviri, Coblenza, ma lui richiama cosa rara, rarissima per un autore classico e anche per un storico romano, richiama le diverse fonti che ha consultato, Cneo Getulico, Plinio il Vecchio ed altri, ma poi dice: io ho consultato gli atti di Stato, e credo che l'ipotesi più valida sia quella che pone la nascita di Caligola ad Anzio. È una pagina abbondante dedicata soltanto a una questione minuta, il luogo di nascita di Tacito. Ecco, in certi momenti almeno, Svetonio è molto moderno, è quello che avrebbe fatto uno storico contemporaneo, iniziando una biografia. Insomma, cerchiamo di capire dove sia nato il nostro personaggio. Tacito avrebbe richiamato in un rigo ellittico la questione, non sarebbe stato lì a sofisticare. Invece Tacito, che è un biografo naturalmente, fa attenzione ai particolari, e di questo gli siamo grati, perché ci fa capire che quello che ci arriva attraverso le sue biografie non è materiale raccogliticcio, ma materiale valutato criticamente, anche quando lui non crede alle cose che racconta, però ha il buon gusto di dirlo: guardate, mi riferisco queste notizie. Non ne sono certo, ve le riferisco per completezza di informazione. Diventò poi il modello della biografia. Quando Egilardo scrive La vita Caroli, cioè la vita di Carlo Magno, prenderà Svetonio, per esempio, per riferimento. Non altri, non Plutarco, non altri biografi. Purtroppo, Svetonio, anche un po' frettolosamente, forse si era stancato di scrivere
di star troppo sull'opera, forse aveva scrive l'ultimo libro, quello dedicato ai Flavi, quando non aveva più accesso agli archivi imperiali perché era stato allontanato da Adriano. Purtroppo quando Tacito e Svetonio tacciono, scusatemi, il bisticcio tra Tacito e tacere, cioè quando le loro opere terminano, la nostra conoscenza per il tramite della letteratura, della storia romana, crolla, perché siamo guidati, almeno per la conoscenza delle vite degli imperatori, dall'Historia Augusta. Historia con l'H, Augusta, che è un problema letterario enorme. Sono citati diversi autori, probabilmente l'autore è solo uno che acquisisce per ragioni note soltanto a lui diverse identità. È un'opera ideologicamente anticristiana ed è un grande problema storiografico. Sappiamo che Mario Massimo aveva scritto delle biografie di ispirazione svetoniana a partire dalla vita di Traiano, di Nerva più precisamente, cioè del successore di Domiziano. Purtroppo l'opera di Mario Massimo è andata perduta ed è una delle più gravi perdite, è una delle più gravi assenze che noi avvertiamo nella storiografia dell'Alto Impero. Però, come vi ho detto, Mario Massimo si era affidato all'esempio del nostro Svetonio. Eccolo qui, questo è il libro, vietato ai minori di 18 anni. A me fu invece messo proprio questo libro, una bellissima traduzione di Alessandro Cutolo, mi fu messo nelle mani, mi cadde tra le mani quando avevo 11 anni, ma è un breviario per maniaci sessuali, fortunatamente. Sono riuscito a. Come dire, ho scoperto tante cose molto presto, ma grazie a Dio non sono diventato un Tiberio a Capri o un Nerone o un Claudio. Insomma, chi vuole può leggere, casomai gli manderò una delle pagine suggestive in questo senso, non quelle più violentemente pornografiche, perché non è il caso che lo faccia. Se volete ve le andate a leggere e scoprite. Una società, quella del luxus Giulio Claudio, che, come dire, aveva veramente raschiato il fondo di tutte le versioni. Bene, chiudiamo il nostro discorso su Svetonio. Su Plinio Giovanni. Ah, Cristiano c'è qui, anche con noi, vedo. Che ci sei. Dunque, Plinio il Giovane, Caio Plinio Cecilio II, Plinio il Giovane, condannato a essere giovane per sempre, per distinguerlo dallo zio Plinio il Vecchio, l'autore di tanti libri, era un poligrafo anche lui, ma ci è arrivata soltanto la naturalis historia, no? Nulla dies sine linea. Nulla dies sine linea, nessun giorno deve passare, questa è una frase di Plinio il Vecchio, deve passare senza che tu non abbia scritto una linea, non abbia scritto un rigo. Ha scritto di tutto Plinio il Vecchio, e proprio il nipote, avevano lo stesso nome, perciò vengono chiamati Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, lo zio. Proprio Plinio il Giovane racconta
metodo dello zio, leggeva le opere di altri autori e le sintetizzava, le riassumeva, le epitomava. Era un grande sectator, appunto, un grande epitomatore, per quello che possiamo capire, per esempio, le sue opere storiografiche, la storia del, abbiamo soltanto i titoli, delle guerre di Germania, che certamente furono usate da Tacito, per esempio, non dovevano però essere di particolare pregio né letterario né propriamente informativo. Però Plinio il Giovane qualcosa di Plinio buono lo il fa. Vecchio, morendo, nomina il nipote suo erede, che dunque diventa in morte figlio adottivo dello zio. Questo gli consente di ereditare un patrimonio cospicuo. Anche la madre era ricca. E quindi diventa uno degli uomini più ricchi di Roma, e comincia il suo cursus honorum. Innanzitutto studia dai migliori maestri del tempo, studia da Quintiliano, che lo spinge a caratteristicamente orientarsi verso un'oratoria di stile, di impronta ciceroniana, però contemporaneamente studia in greco, no, perché studia il greco da Niceta, presso Niceta sacerdote, che era invece asiano, quindi il gusto della frase secca, della sentenza breve. Questa duplicità nel suo stile emergerà anche in latino. Compie il suo cursus Comunque era stata honorum già decisa da Domiziano, non sotto sappiamo Domiziano. di questa informazione. Sappiamo che scrive molte opere, che ce lo dice lui stesso nelle sue lettere, scrive poesie, scrive tragedie, scrive componimenti sull'arte retorica, e componimenti di altro tipo, non meglio specificati, che racconta comunque venivano letti durante queste lunghe, probabilmente noiose, serate letterarie, in cui si ritrovavano gli aristocratici di Roma, ciascuno dei quali leggeva parte della sua produzione. Era molto amico di Tacito, e fu l'autore più celebre del suo tempo. Il nome di Tacito fu naturalmente destinato a sovrastare il suo in prospettiva. Che cosa ci è arrivato? Ci sono arrivati, eccoli qua. Il primo volume, nove libri di lettere. Vedete sotto quei risvoltini? Ecco, questo vuol dire che sono tutte cose che io ho appuntato quando l'ho letto, perché mi servivano perché mi sembravano interessanti, perché mi servivano per scrivere un certo racconto. Quindi nove libri di lettere ai familiari. Lettere ai familiari non significa lettere a persone della sua famiglia, lettere ai suoi amici. Lettere ai suoi amici. E poi un ultimo libro, il decimo, che fu pubblicato postumo, perché sono lettere che Plinio il Giovane scrisse dalla Bitinia, dove Traiano lo aveva mandato come suo rappresentante personale, consulari potestate. La Bitinia era una delle regioni dell'Asia Minore, una delle più ricche e anche una delle più difficili da governare.
e una nelle quali gli ultimi proconsoli peggio avevano governato, e si era interessato lo stesso Tacito, assieme a Plinio il Giovane, in Senato di alcuni processi per malversazione, per corruzione, contro i precedenti governatori. Traiano ha bisogno di un uomo saggio, di un buon amministratore, di una persona equilibrata, e manda proprio Plinio il Giovane. E questo decimo libro viene intitolato Carteggio, vedete? Carteggio con Traiano, perché abbiamo non solo le lettere di Plinio, che sono 72, ma anche 50 lettere di risposta di Traiano. Le scriveva proprio Traiano, anche perché non sono abbastanza imperatorie e abbastanza brevi. Mentre Plinio si diffonde molto, Plinio è molto attento, qualche volta anche un po' fastidioso, perché disturba Traiano per ogni piccolo problema, ogni decisione che potrebbe prendere anche in autonomia, ma Plinio vuole sentire prima il parere del principe, che spesso gli risponde: ma fai un po' come vuoi, sostanzialmente. È molto interessante questo carteggio. E sono interessanti le lettere ai familiari da Roma, perché ci fanno conoscere il tono della vita nell'alta società romana, ed era una vita fatta di piacevolezze, fatta di eleganze, di incontri intellettuali. Siamo lontani dall'età Giulio-Claudia, appunto, con le sue perversioni, con le sue oscurità tragiche, drammatiche, in qualche misura anche pornografiche. Plinio è un gran gentiluomo, frequenta di gentiluomini, ha tre mogli, non riesce ad avere figli, evidentemente era lui a essere sterile. Quindi questo, come dire, non riempie, c'è un vuoto nella sua vita, questo lo proietta sulla letteratura come unico sfogo di una vita mancante della dimensione paterna. E questo in fondo me l'ho fatto sentire vicino, me l'ho fatto sentire personalmente vicino. È un grande narratore, perché questa vita romana, questa vita quotidiana a Roma, ci viene restituita molto, molto viva, molto, molto, molto attuale. Muore qualcuno, muore Marziale, lui dice qualcosa su Marziale, parla sempre bene di tutti Plinio. Parla sempre bene di tutti. Soltanto di Domiziano ho parlato male nel panegirico di Traiano, no? Il panegirico di Traiano è l'ultima orazione che ci arriva, integra, che ci arriva dalla latinità pagana. Ed è una lunghissima orazione, una Graziarum Actio, che pronunciò il primo settembre del 100 avanti Cristo, quando diventò consul suffectus, cioè console sostituto, per 4 mesi. Fu console da settembre fino a dicembre. Traiano gli concesse questo onore, e il console, quando entrava in carica, teneva un discorso. Naturalmente il discorso che noi leggiamo non è quello che effettivamente Plinio pronunciò. Sono stati fatti più esperimenti. Se Plinio avesse realmente pronunciato quello che ha scritto, il suo discorso sarebbe durato probabilmente tra le 5 e le 8 ore. Evidentemente non è possibile, il suo discorso non dovette superare le 2 clessidre, in genere le clessidre erano di 30 minuti, quindi non dovete superare l'ora. Però quando scrive, naturalmente, quando lo riscrive, aggiunge tanti particolari, lo infioretta. Il fondo è ciceroniano, ma non ha la forza, non ha l'altezza, la grandiosità
la potenza espressiva di Cicerone, però è una lettura molto, molto piacevole, vi ripeto, era nel narratore, le due lettere che poi vi manderò, in cui racconta la morte dello zio, sono di grande suggestione. Grande narratore, no? Se voi leggete le due lettere che spedisce a Tacito, su richiesta di Tacito, perché lo storico vuole essere informato sulla catastrofe dell'eruzione del Vesuvio del 24 agosto, o come credono alcuni studiosi adesso dell'ottobre del 79, se voi leggete quelle due lettere vi trovate di fronte a una capacità di invenzione, di narrativa straordinaria. Evidentemente non voglio portarvela troppo per le lunghe, leggerete le due lettere che Tacito manda a Plinio, poi quando editerò il video naturalmente taglierò le parti in cui non si sente la mia voce, perché è perfettamente inutile. Le due lettere leggerete le due lettere che Plinio scrive a Tacito e ne scoprirete la ricchezza della potenza narrativa, la descrizione del grande pino che fuoriesce dal cratere del Vesuvio, che poi si abbassa su Miseno, il terremoto che anche a Miseno arriva e che nella caligine che si è creata, nel buio che si è creato, impaurisce la vecchia madre di Plinio, che spinge il giovane figlio a scappare, il figlio che invece dice no, resto qui. Sentivo gridare la gente, invocare gli dèi, gridare invece a altri che gli dèi non esistevano, e in ultimo altri dire che quella era l'ultima notte del mondo. Molto, 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 molto suggestivo. Voglio concludere con la lettera a Traiano sui cristiani, perché al di là dei problemi storiografici che pone, e sono immensi, io ne ho parlato credo sia con una quinta che nell'altro, certamente il quinta B, vi ricordate quando parlammo delle persecuzioni? Questa lettera che io vi manderò, vi ho già mandato tra l'altro, è interessante perché per la prima volta quest'uomo così soddisfatto di se stesso, così generoso nei confronti degli altri, così sempre sicuro di prendere, di aver assunto la scelta migliore, quasi infantilmente soddisfatto e sicuro di sé, per la prima volta si scontra con un problema morale. È un magistrato romano, sta amministrando la legge, dovrebbe condannare a morte i cristiani, senza distinzione di età, di sesso, vecchi, donne, bambini. Ma lui è stato un avvocato, ha praticato la professione forense prima di cominciare il cursus honorum e l'ha continuata anche in Senato quando ha guidato dei processi assieme a Tacito importanti contro governatori proprio di Bitinia corrotti. Quindi è un uomo che conosce le leggi e che ha il senso del giusto e dell'ingiusto. Come posso condannare questi cristiani soltanto perché sono cristiani? Soltanto per il nomen Christianum. E chiede a Traiano: devo condannarli soltanto per il fatto che sono cristiano? Anflagitia coerentia nomini. Oppure se ci sono dei flagitia, vi ricordate i flagitia di cui parla lo stesso Tacito nei confronti di cristiani, delle colpe, incesto, eccetera, eccetera, che venivano attribuite ai poveri cristiani, oppure se ci sono delle colpe di cui io mi debbo accertare da magistrato romano. La risposta di Traiano non,
non dà soddisfazione a Plinio, che gli chiede: ma devo condannare quelli che sono stati cristiani e ora non lo sono più? Devo condannare quelli che negano di esserlo e quindi fanno un gesto di venerazione nei confronti delle statue degli dei, della tua? Devo distinguere le età, le condizioni sociali? Traiano non risponde e dice: è impossibile trovare una regola che valga in universum. Questo Traiano che scrive così, una lettera, scusatemi, una regola che valga in assoluto, con cui rendi non sunt, non devono essere arrestati, ma se sono denunziati devono essere condannati. Evidentemente per il fatto stesso di essere cristiani. Traiano su questo è molto fermo. Il tradizionalista Traiano vuole che i cristiani che negano la dignità dell'imperatore, non che Traiano credesse di essere un dio, per carità, ma il culto imperiale era un glutine, era un cemento della compagine, dell'eterogenea compagine culturale, religiosa, etnica dell'impero, e vuole che il culto degli dei ancestrali venga mantenuto e venga rispettato. Plinio quindi è costretto a obbedire a Traiano e a compiere un'azione che certamente ripugnò alla sua sensibilità di gentiluomo raffinato, colto, di attento studioso del diritto. Dovette condannare a morte donne, bambini e vecchi per il fatto stesso che fossero cristiani. Anche se lui dice: ma questi non fanno niente, si riuniscono la notte, ma prendono, assumono un cibo del tutto innocente, il pane e il vino. Cioè, voglio dire, attento, questi non ammazzano i bambini per poi cibarsene. Non fanno delle orge, anzi giurano di non farsi danno, di non far danno agli altri, di non mentire, eccetera, eccetera. Ma Traiano è implacabile. Traiano rappresenta il potere, no? I cristiani sono una minoranza estranea al corpo civile, al corpo sociale dell'impero. La loro presenza è inaccettabile. Noi non dobbiamo andarli a cercare. Se stanno, come dire, separati, se si mantengono nascosti, se non professano alla luce del sole la loro fede, noi li accettiamo. Ma se questo succede, se vengono denunziati, e le denunce non devono essere anonime, Traiano dice, non sarebbe degno della nostra epoca, perché sotto l'impero di Domiziano invece le denunce anonime raggiunsero i delatori, erano diventati praticamente l'unico strumento per sviluppare dei processi. Ecco, dobbiamo immaginarci Plinio costretto a obbedire a Traiano. Io non me lo sono voluto immaginare così e ho raccontato un'altra storia, cioè quella di un Plinio che si rifiuta di obbedire a Traiano, finge la sua morte e comincia un'altra vita. Scusatemi per gli incidenti che si sono verificati durante la registrazione, io li imputo alla difficoltà di connessione che sussiste, perché cresce sempre di più il peso che deve sopportare la rete italiana, che non è tarata sui 4G, tutta quanta, e dunque mi auguro che questa lezione, che si è prolungata un po' più del necessario per questa interruzione, sia stata ugualmente interessante e comprensibile.